viene ancora abbronzati. Pochi, però sono non è coperta la Brian, se c'è il mio studente che dice la Brian, questo non è un argomento sensibile, non è un frase sensibile. Questo così potrebbe diventare una storia. Benvenuti a tutti, abbiamo il piacere di avere Giuseppe Massomino, che è un amico, un collega, una persona a cui sono particolarmente legato per i nostri studi, soprattutto per il nostro percorso di diritto e letteratura. Con lui abbiamo fatto più volte delle cose insieme, ha pubblicato anche con noi. Confido che la sua grande qualità, la sua grande capacità possa ritornare qui da noi per raccontarci un po' la storia di questo straordinario madrigalista di cui è uno dei massimi esperti. Ve lo dirà lui tra un attimo, perché così vi anticipa anche un argomento che poi attiene poi al tema di oggi, per certi aspetti ha qualche, ci si può evocare qualcosa di questo straordinario studioso. E avremmo voluto trattare l'argomento di cui non l'abbiamo trattato stasera, ma appunto l'argomento Gesualdo da Venosa, però che doveva trattarlo mio socio, che purtroppo, come sapete, è scomparso, quindi non abbiamo più affrontato questo tema. Ho chiesto a Giuseppe di ritornare per parlarci. Però stasera Giuseppe ci parla di un tema che è quello appunto della credo che ti abbiano mandato anche il mio articolo su questo argomento, ovviamente totalmente diverso di come impostazione. Giuseppe è uno storico del diritto, e stasera ci parla appunto di, a proposito di quel sentimento chiamato amore, del diritto e letteratura. Sono particolarmente incuriosito ovviamente dal tema, avendolo trattato molto, non molto, ma qualche anno fa, io in un piccolo articolo, quindi 2011, e mi interessa moltissimo. Felice, prenditi una sedia, quella è adatta a te, quella è resistente. Metti qua, sei più comodo, tieni. Ero poi incuriosito perché io queste sedie le fa, come sai, il mio amico Sergio Cervo le fa per se stesso, che sono piuttosto strimizi. Quindi un tema particolare, tu ce lo tratti, come abbiamo detto, il comunicato stampa con un'impostazione da storico del diritto. Ti ascoltiamo, facciamo come al solito un applauso di benvenuto. Io posso salutarmi Antonio, anzi ricordo l'occasione per ringraziare Antonio che non ci ha mai abbandonato tutti questi anni. C'è un applauso per Antonio. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto grazie per questo invito che mi rende felice e onorato di essere qui per la prima volta alla Fondazione Gerardino Domano, che è una fondazione particolarmente attiva. Premiata, così premiata per il numero e qualità di attività, e perché presieduta dal professore Felice Casucci, al quale mi legano sensi di stima ma profondo affetto. Sì, una sola battuta sul personaggio che il professore Casucci cita. Gesualdo è il nome di un paese in provincia di Avellino, Pina, ma anche il nome di un grande musicista, forse il più grande madrigalista che sia esistito tra 500 e 600, una biografia complicatissima, un'opera ancora più complicata, al centro di una attenzione internazionale. Gesualdo abbiamo creato più strutture, tra cui l'Istituto Italiano di Studi Gesualdiani, con il piacere di dirigere scientificamente da qualche anno, e ci occupiamo quindi a tutto tondo della storia gesualdiana, intesa proprio come cultura gesualdiana, perché il bello di questo personaggio è che è uscito fuori dalle sale degli archivi, dai manuali, per diventare oggetto di più sapere. Credo che dalla letteratura alla poesia, dai romanzi alla poesia, dal cinema al teatro, quasi nessun sapere che ha trascurato tanto la storia quanto l'opera di Carlo Gesualdo. L'amore ha a che fare anche con la sua storia, indubbiamente, perché fu l'autore di un duplice
ci amici io, che ha pesato tantissimo anche sulla sua produzione musicale, soprattutto sul giudizio che mi hanno dato i posti, ho scoperto dei vostri dischi, ma ovviamente di questo parleremo in un'altra occasione. Dice il professore Casucci qui in fondazione, ma spero che io potessi anche ospite con lui voi a Gesualdo, dove forse questo argomento può essere trattato fino in fondo e nella sua pienezza. L'argomento di questa sera invece ha a che fare con l'amore, e deluderò subito il professore Casucci o perlomeno le sue aspettative. In verità il titolo scelto per questa sera è un omaggio per la promozione molto bella che il professore Casucci ha dato vita, a cui il professore Casucci ha dato vita nel 2011 dal titolo emblematico Mi prego la verità sull'amore. Per dirla tutta, questa promozione del professore Casucci è alla base di un mio studio che vorrei presentare il 27 novembre al corso di diritto e letteratura all'Università del Sannio. Questa sera invece vorrei fare l'incursione negli spazi della storia dinanzi ai quali il professore Casucci in quella stessa professione si ferma, perché cita le corti d'amore, questa esperienza medievale straordinaria, però ripresa anche nell'età moderna e nell'età contemporanea. Quindi, se posso dirla tutta, il titolo del mio l'intervento di questa sera vuole essere un omaggio al messaggio racchiuso in quella produzione, come in altri scritti o nelle attività stesse del professore Casucci, ivi compresa quella della sua fondazione, della fondazione che porta il nome di Gerardino Romano. Infatti il professore spesso ripete che ormai non ci rimane altro che riapprolare e ritornare alla realtà metaforizzata della letteratura perché si possa nuovamente apprendere, se vogliamo comprendere, come dici tu, il labirinto di simboli, di significati, di senso in cui l'uomo è piombato, per capire, dice sempre il professore, lo sfruttamento di cui l'uomo è la vittima preferenziale per una pluralità di ragioni più o meno occasionali. E lo sforzo che bisogna fare, aggiunge il professore, è, deve essere eloquente. La spallata, lui dice, che bisogna dare deve essere forte, perché l'obiettivo è nobile: abbattere quel muro di indifferenza che ha condannato l'uomo ad un isolamento del suo destino e quindi ad un esilio, che poi tra l'altro è il tema del corso di diritto e letteratura di questo anno. Io cerco di farlo dalla mia parte, sono uno storico del diritto e delle istituzioni. E quindi il messaggio del professore Casucci potrei tradurlo con un interrogativo ben preciso: può la storia del diritto, ad esempio, aiutare il giurista contemporaneo, a cominciare dal giurista di diritto positivo, ad una revisione critica delle sue certezze? Certamente sì, a mio modo di vedere, guai se non fosse così. E quindi il mio intento è quello di indagare la capacità delle fonti letterarie di dare un ordine fino anche alle cose giuridiche, la capacità delle fonti letterarie di attrarre il giurista che è disposto ad utilizzarle per la costruzione del suo mondo. Questo è uno degli obiettivi che coltivo. Diritto e letteratura è una specializzazione che mi interessa, che cerco di coltivare appunto nell'ambito della storia del diritto. In questo senso l'esperienza medievale delle corti d'amore è un'esperienza di fondamentale importanza, perché essa fu utilizzata dalla cultura italiana del XIX secolo, dalla cultura italiana del periodo liberale, come spunto per avviare una discussione molto importante sul funzionamento stesso del processo civile. E sapete benissimo, perché lo avvertiamo nella nostra contemporaneità, che se il processo funziona, si dice che funziona anche la società civile, e viceversa, se il processo si inceppa, ci sono problemi anche nella vita sociale, nella vita di tutti i giorni. E allora questo argomento delle corti d'amore fu utilizzato nella nostra Italia per tutto il corso dell'Ottocento e per buona parte del Novecento, addirittura per mettere mano alla scrittura di un processo ideale, giusto, che fosse a metà strada addirittura tra il modello continentale e il modello
anglosassone. Allora che cosa ho pensato di fare? Innanzitutto di indagare come le fonti medievali sono state utilizzate dalla cultura italiana del XIX secolo, come queste fonti medievali da quella cultura sono state restituite all'Italia appartenenza, e in questo contesto ho cercato di analizzare l'equivalenza tra fonti normative e fonti letterarie, l'equivalenza tra il giusto processo civile e una giusta e ideale società civile, una giusta e ideale vita sociale. E allora il mio tentativo è stato appunto di inquadrare in questo modo l'esperienza di cui vi parlerò questa sera. Procediamo però. Un contributo della storia del diritto agli studi attuali, diritto e letteratura, un contributo interessante, può consistere appunto in questo. Cioè, nell'indagare, io lo chiamo effetto ordinante, quando dico che le fonti letterarie danno ordine fino anche alle cose giuridiche, intendo dire, in termini tecnici, che è importante indagare l'effetto ordinante che le fonti letterarie conservano nella costruzione di immaginari tenaci, relativi per quanto mi riguarda, al mondo giurisprudenziale. Allora, in questo senso, in questa direzione, beh, un caso a mio avviso emblematico, quello delle corti d'amore, che ancora oggi non è studiato, ancora oggi non è adeguatamente studiato, sicuramente in Italia non lo è, ma per poco anche all'estero, un caso capace di dirci molte cose sull'effettivo grado di svolgimento dei processi 8-900. Intendo fare riferimento appunto alle corti d'amore, intendo fare riferimento alle corti d'amore che nella lirica provenzale erano famosi convegni di dame in cui si disputavano e si risolvevano controversie d'amore, talvolta realizzate per influsso letterario sotto forma di dispute galanti tra dame e cavalieri. Sebbene oggi si propenda a sottolineare il carattere immaginario di tali convegni, sia pure aperto con taluni distinguo, alcuni dei quali pure mi appartengono, va detto che per tutto il corso dell'Ottocento, per buona parte del Novecento, punte di spicco della cultura italiana, ma io direi della cultura europea, non solo hanno creduto nella concreta esistenza delle corti d'amore, non solo hanno creduto di dimostrare l'esistenza delle corti d'amore, ma hanno creduto di dimostrarne la composizione, il funzionamento, le procedure ordinarie d'eccezione e così via dicendo. Cioè ne è derivato, sul piano storico letterario, il racconto e la messa in scena di un processo di natura medievale sì, eppure estremamente moderno, ricco di garanzie, fonte di civiltà e di progresso, come il XIX secolo certo non conosceva, come noi oggi certo non conosciamo. Allora capirete che per lo storico del diritto si tratta di una occasione ghiotta per capire la consistenza di immagini processuali che una parte rilevante della cultura italiana ritrovò in fonti medievali decontestualizzate, attualizzate, cioè proiettate sul mondo esterno a sé contemporaneo, per poi essere restituite all'età di appartenenza. Cioè un eccezionale processo, lo dico con la pronuncia italiana, di cultural transfer, di trasmissione di testi, ma transtemporale, transspaziale, su cui felicemente uno studioso può esercitarsi. Allora, l'abbiamo detto, il contesto culturale di riferimento è quello detto dell'amor cortese, e ci sono enormi problemi relativi tanto alla concezione quanto alla pratica dell'amor cortese. L'espressione amor cortese, che per l'immaginario comune è immediatamente evocativa di una precisa realtà lirico-letteraria, in verità non è un'espressione pacifica nel campo degli studi storici e specialistici, è anche un'espressione relativamente moderna. Essa è stata coniata nel 1883 da Gaston Paris o Paris, analizzando il celebre trattato sul Lancillotto di Chrétien de Troyes del 1177, e da allora, dal 1883, l'espressione amor cortese
assunto connotati più o meno pacifici, ampiamente accettati, condivisi e utilizzati. Cioè, voglio dire, nel 1883 l'espressione amour courtois ha finito con l'indicare un genere altamente specializzato, una disciplina e una idolizzazione insieme dell'amore rispondente a regole, a caratteri ben precisi, dalla cortesia alla gelosia, dal trasporto religioso all'adulterio e così via dicendo, il tutto su un asse narrativo univoco. Cioè l'uomo doveva fare quanto era in suo potere per essere accolto dalla donna amata, dalla donna a cui aveva deciso di legarsi, dovendo apparire meritevole ai suoi occhi in due modi essenzialmente: accettandone l'indipendenza e poi agendo nobilmente, cioè con coraggio e nobiltà. Con coraggio e onore. Eppure a partire dagli anni 60 del Novecento questo asse narrativo è stato messo in discussione. A partire dagli anni 60 del secolo scorso, con sempre maggiore insistenza, si è voluto sottolineare il carattere mitologico dell'amor cortese, rappresentato più come un'invenzione moderna che non come un dato fattuale della società medievale. Si è detto la stessa espressione amour courtois non comparirebbe nel trattato di Chrétien de Troyes e come non comparirebbe nelle altre opere medievali, cosa indubbiamente vera, ma non per questo Gaston pare sparire. E si era lanciato sic et simpliciter nell'invenzione di un neologismo. Anch'io ritengo, come ritengono tanti, che le ricostruzioni filologiche portate avanti dagli storici, come dire, più critici nei confronti del fenomeno detto dell'amor cortese, penso a tutto il mondo anglosassone, Robertson, Donaldson, Moore e così via dicendo, non hanno probabilmente tenuto conto dell'intero contesto culturale dal quale Gaston aveva tratto la sua definizione. Oggi sembra essere piuttosto pacifico che nelle lingue provenzale, francese e tedesca, sia dell'alto sia del basso medioevo, abbondano parole o frasi che comunque si richiamano ai concetti dell'amore e della cortesia. La locuzione fin amore, ad esempio, era frequentissima, ma anche espressioni che hanno a che fare proprio con l'amore e la cortesia sono state trovate in alcune liriche del tardo XII secolo. Cioè, che cosa voglio dire? Che ancora oggi, nulla escludo la validità medievale di una particolare concezione dell'amore che trovava nella cortesia la sua particolare essenza. Nulla ancora esclude che quella particolare concezione dell'amore potesse tradursi anche in termini di pratica, non solo concezione, ma anche pratica dell'amor cortese, così come la tradizione letteraria mandava, seguendo tra l'altro una precisa geografia. Cioè si dice che la pratica dell'amor cortese si sarebbe diffusa nella vita di corte di alcune regioni in maniera particolare: Aquitania, Provenza, Champagne e Borgogna. Più esattamente, intorno alla prima crociata, siamo nel 1099, dall'Aquitania, la regina Leonora avrebbe imposto la concezione dell'amor cortese prima presso la corte di Francia, poi presso la corte d'Inghilterra, perché Leonora sposò Luigi VII, re di Francia, poi in seconde nozze Enrico II, re d'Inghilterra. La figlia Maria, figlia di Eleonora e Luigi VII, re di Francia, avrebbe esportato il comportamento cortese presso la corte di Champagne perché sposò il conte di Champagne. E sappiamo anche, lo sappiamo perché è nozione scolastica, nozione comune, che la pratica dell'amor cortese, così come la sua concezione, avrebbe trovato la sua massima esplicazione attraverso le liriche dei trovatori. A cominciare dal primo trovatore, Guglielmo IX, duca d'Aquitania, siamo tra il 1066
71-1127, tanto per avere un arco cronologico di riferimento più o meno preciso. Questo vorrei sottolineare un dato, a mio avviso significativo. È bello notare come i poeti trovatori, fin da subito, utilizzarono la terminologia propria del feudalesimo. I trovatori amavano definirsi vassalli, vassalli della donna amata. La donna amata era protetta dall'anonimato e veniva indicato con il lusinghiero appellativo di mio signore. Si trattava normalmente della moglie del signore feudale che era datore di lavoro per i trovatori stessi. Quindi il modello trovatorico della donna ideale corrispondeva ad una donna di alto rango, la potente e ricca padrona del castello, signora del castello, una donna disposta a proiettarsi nella amministrazione totale del patrimonio familiare allorquando il marito fosse lontano, assente, perché magari chiamato in battaglia, perché chiamato in guerra, perché magari chiamato alle crociate. Quindi realmente al di là delle convenzioni letterarie, noi tanto nella concezione quanto nella presunta pratica dell'amor cortese possiamo leggere più cose. Possiamo leggere il ruolo svolto dalle donne di alto rango nell'età medievale, possiamo leggere le aspirazioni tipiche della classe cortigianesca, possiamo leggere il tentativo da parte dei cavalieri più poveri di progredire nella condizione sociale, possiamo leggere, perché no, il tentativo di esprimere un sentimento che andasse, come dire, fuori dalle regole economiche cui regole economiche familiari cui rispondeva l'istituto del matrimonio in quell'età, possiamo leggere una reazione contro l'indottrinamento ecclesiale e così via dicendo, anzi ponendo ordine fra le tante, tantissime scuole di pensiero che si sono confrontate sull'argomento, dovremmo dire più questo, che chi ha visto nell'alto medioevo un'età dominata da una teologia prude, patriarcale, ha visto altresì nell'amor cortese una reazione per così dire umanistica, lo diciamo anche se posso, una reazione umanistica alle idee puritane della Chiesa. Al contrario, la repressione dell'amor cortese, pur posta in essere da parte della Chiesa, l'amor cortese viene giudicato addirittura ereticale dal vescovo di Parigi, siamo agli inizi del XIII secolo, ecco, questa repressione ereticale dell'amor cortese compiuta da parte della Chiesa sarebbe l'estremo tentativo da parte della Chiesa di porre un freno alla corruzione dei costumi. Sono argomenti non tanto lontani dall'oggi, cioè di porre freno ad una corruzione dei costumi opponendosi alla licenziosità degli atteggiamenti sessuali, la bellezza morale, spirituale, elegante, nobilitante della donna. Cioè, da un lato il tentativo della Chiesa di incivilire i rozzi codici feudali germanici del tardo XI secolo e dall'altra parte invece il tentativo di uscire dalle ristrette maglie in cui la Chiesa stessa aveva imbrigato l'istituto del matrimonio. Un tentativo compiuto attraverso un'espressione, si capirà, molto più libera, sentimentale, se si vuole, con il linguaggio ottocentesco romantico, di quel sentimento chiamato amore. Dunque, concezione dell'amor cortese, pratica dell'amor cortese. Due argomenti, al di là dell'immaginario comune e del mondo lirico letterario, due argomenti di non pacifica riflessione nel campo degli studi storici e specialistici. Ancora di più, peggio mi sento di dire questo, se andiamo ad analizzare i fattori che hanno influenzato tale contesto culturale, perché al di là dei calchi formali e linguistici cui facevo riferimento all'inizio, è assai difficile stabilire quali sono i nessi genetici tra l'amor cortese e l'ambiente sociale che ne ha colto lo svolgimento. Assai difficile, perché l'amor cortese fu realmente un fenomeno nuovo, un fenomeno che non ha avuto reali precedenti nella letteratura classica, sebbene qualcuno abbia scorto
influenze di Ovidio non ha avuto reali precedenti nella letteratura medievale, e quando ci si trova di fronte a fenomeni nuovi, difficili sono le spiegazioni. A volte le spiegazioni sono anche stravaganti, anche questo non sorprende di fronte a fenomeni che nuovi sono nella loro essenza. Qualcuno ha detto addirittura che nell'amor cortese si nasconde il linguaggio segreto di una setta. Altri invece hanno detto che la mistica profana dell'amor cortese sarebbe stata inventata da Guglielmo IX, duca d'Aquitania, il primo trovatore, per arginare il successo che presso la sua corte aveva riscosso la propaganda ascetica di Roberto della Griselda. Insomma, sono interpretazioni. Io le chiamo stravaganti, ma praticate da ottimi studiosi. Oggi, se si fa anche una rapida ricognizione in internet delle fonti disponibili, si nota come la gran parte degli studiosi segue una direzione quasi univoca, che è quella dei contatti a romanzi verificatisi nella Spagna medievale. Cioè, pratiche molto simili all'amor cortese si diffusero nel mondo islamico, erano in auge nel mondo islamico, e di lì molte influenze hanno riguardato gli europei cristiani. Ed è bello credere che ancora oggi, vuol dire, contatti tra il mondo islamico e il mondo continentale possono avvenire su queste basi e non sulle basi dei califfati o sulle basi del terrorismo. C'è stata un'età in cui invece queste influenze avvenivano addirittura attraverso la pratica dell'amore. Ma al di là delle facili battute legate alla contemporaneità, anzi all'attualità, al di là di queste facili digressioni, delle cose mi sembrano tanto certe quanto scontate. Cioè, e ripeto, si tratta di nozioni scolastiche. Il concetto di amore finalizzato all'amore, il concetto di bellezza ideale delle donne, la bellezza spirituale che le donne riescono ad esprimere, appartennero alle letterature arabe e l'utilizzo culturale del IX e del X secolo. La finalizzazione dell'amore, cioè l'amore inteso come desiderio perpetuo, inappagabile, appartenne ad Avicenna nell'XI secolo. Oppure, diciamo in maniera particolare, che l'idea dell'amore come potenza nobilitante, come potenza che nobilita, appartenne al mondo islamico, anche quello religioso, dei secoli X, XI e XII. E questi sono i quattro elementi che caratterizzano l'amor cortese, che per la prima volta però nell'Europa cristiana si trovano ad essere uniti in una elaborazione letteraria e per certi aspetti anche dottrinale. Non solo, tracce di poeti girovaghi sono state trovate nella Spagna dell'XI secolo. Non solo, forme metriche similari accomunano i primi poeti trovatori con i poeti della corte di Al-Andalus, che questa straordinaria esperienza di un secolo di pace e di progresso che ha vissuto l'Andalusia, che è un'età trascurata in Italia, mai conosciuta, ma trascurata indubbiamente in Europa, sicuramente dalla storia del diritto, che sarà il prossimo argomento di studio, indubbiamente nel quale bisogna fondarsi, all'Andalus, questo straordinario regno andaluso dove c'è stata una mistura di tutto, che poi è stato cancellato dalla memoria collettiva. Bene, tutto questo per dire che cosa? Che quello dell'amor cortese è un mondo tanto affascinante quanto complesso, che ancora oggi si sottopone ad una pluralità di strade interpretative, ad una pluralità di interpretazioni possibili. Ma al di là di tutte le interpretazioni possibili, io vorrei raggiungere un accordo su due dati, non di più, che mi danno un certo grado di certezza e che mi consentono di andare avanti. Primo dato: se l'amor cortese è stata una convenzione letteraria, come lo è stato, va detto che questa convenzione appartiene a tutti gli autori del Medioevo, tutti.
non c'è stato un genere letterario che non si sia reso partecipe della convenzione dell'amor cortese. Dal romanzo, non so se si può dire così, ma alla lirica, passando per l'allegoria, tutti gli autori del Medioevo si sono resi partecipi della concezione dell'amor cortese esprimendone le caratteristiche essenziali. Secondo dato, lo schema letterario dell'amor cortese non è rimasto confinato nell'immaginazione degli autori medievali, è rimasto, è uscito fuori dal proprio ambito, traducendosi, si dice tecnicamente, in riduzione scolastica, cioè traducendosi in una teoria, traducendosi in norme prescrittive, traducendosi in regole, oggetto di trattazione da parte degli specialisti. E se vogliamo, il simbolo di questa riduzione scolastica dell'amor cortese è un trattato intitolato De Amore, appartenuto ad un tale Andrea Cappellano, ed è l'opera, finalmente arrivo al punto, oggetto del mio studio, l'opera che io ho studiato in maniera particolare, che mi consente appunto il passaggio dal piano delle convenzioni letterarie al piano tecnico, analizzando tutto quello che dicevo all'inizio, come determinate fonti medievali sono state utilizzate in età moderna, come sono state restituite all'età d'origine, come si possono porre delle equivalenze tra fonti letterarie e fonti normative, come si possono porre altre equivalenze molto più pregnanti tra strumenti tecnico-giuridici, quale può essere un processo, e strumenti politici, quale può essere il disciplinamento di una società. Questa è la premessa, ma che è anche tutto l'intervento. Procederò rapidamente soddisfacendo le richieste di urgenza di alcuni di voi. A parte gli scherzi. Dunque, un trattato, il De Amore, un autore, Andrea Cappellano. Voi sapete che questi cognomi spesso e volentieri nell'antichità dipendono dai mestieri che si sono svolti, quindi probabile cappellano presso la corte comitale di Maria di Champagne. Andrea è noto soprattutto perché è autore di questo trattato, diviso in 3 libri, intitolato De Amore, che è il trattato famoso per aver ridotto in forma scolastica le dottrine dell'amor cortese, cui si ispirava la lirica trovatoresca. Un trattato, aggiungo subito, ma l'ho detto già in premessa, essendo un dato rilevante, vorrei sottolinearlo, condannato ufficialmente dalla Chiesa. Nel 1277 il Vescovo di Parigi considera eretico, ereticale, questo libro, questo trattato, lo pone al bando. Quindi c'è la scomunica per chi legge le pagine del trattato. E ancora oggi, guarda caso, la lettura di questo trattato lascia aperte diverse questioni. Si discute, ad esempio, sulla natura sessuale o meno dell'amore descritto da Andrea Cappellano. Oppure, per utilizzare i termini del diritto, si discute sulla misura di sensualità da attribuire alle regole dell'amore disciplinate da Andrea Cappellano nel suo trattato. Il trattato si divide in 3 libri, quindi se si va dal primo al terzo libro, questo è anche un mistero, si oscilla tra l'amore erotico e l'amore platonico. Nella prima pagina si parla di amore erotico, nell'ultima pagina di amore platonico. Nella prima pagina si parla della bellezza fisica di coprire delle donne, nell'ultima pagina invece della bellezza spirituale ideale, della bellezza che lo spirito delle donne è in grado di ispirare. Cioè, se si legge questo trattato, non risulta chiaramente definita la regola prescritta al poeta. Che deve fare il poeta? Deve vivere una vita di eterno desiderio, di desiderio perpetuo, oppure può semplicemente o più direttamente pensare al soddisfacimento delle esigenze fisiche? Questo è un dilemma, comunque la si pensi. Io dico che per la prima volta nel cuore dell'Europa cristiana, nel cuore dell'Europa medievale cristiana, ci troviamo di fronte all'affermazione di un modello nuovo di amore, vuol dire un modello nuovo, diverso, alternativo rispetto all'amore cristiano,
ci troviamo per la prima volta di fronte al tentativo di spostare la salvezza dell'uomo dalle mani del clero alle mani laiche, profane, quelle della donna amata, che abbiamo detto essere però la ricca signora del castello, no? Tenete sempre presente il modello trobadorico della donna ideale. Bene, al di là di questa differenziazione, che però non è una differenziazione, voglio dire, da poco, al di là di questa differenziazione non risulta chiaro la dimensione fattuale della descrizione trattatistica di Andrea Cappellano, cioè non sappiamo realmente se questo amor cortese codificato in precise regole abbia valore di pratica, se era praticato nella concreta realtà. Ancora oggi gli specialisti pongono un interrogativo ben preciso di fronte a quest'opera, dicono: ma il d'amore che cos'è? È un'invenzione letteraria e basta? Oppure le regole prescritte erano praticate per davvero? Che è un interrogativo stupido, perché fa venire i brividi, come dire, che cos'è la Divina Commedia? È un prodotto letterario, alta poesia e basta? Oppure in quella poesia troviamo elementi di realtà che il poeta ha conosciuto e ha trascritto attraverso quel linguaggio? Però dico, pur volendo mantenere questo interrogativo sciocco di fronte al d'amore di Andrea Cappellano, da tecnico del diritto dovrei rispondere: no, la prova inconfutabile dell'esistenza dell'amor cortese certo non esiste, l'evidenza documentale non emerge sul campo tecnico, non emerge dei codici giuridici, non emerge dai casi giudiziari, non emerge dalle cronache, non emerge dagli altri documenti storici. Ma è sufficiente ciò a negare un'esperienza? E se realmente fosse così, mi domando, come fa un'esperienza a sopravvivere nel ricordo, nella memoria, per secoli, 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 tanto da essere sfruttata a fini politici nell'età moderna, per tutto il corso dell'Ottocento e per buona parte del Novecento? Alcuni autori hanno utilizzato le argomentazioni a contrario, da tecnici, quando la tecnica, come dire, si rivolge contro se stessa e offre gli elementi di controprova, hanno utilizzato le argomentazioni al contrario, hanno detto: la prova dell'esistenza del genere non fantastico cui ricollegare i libri di cortesia, loro dicono dimostrano, potrebbe dimostrare l'esistenza della mal cortese, anche in termini di pratica. Certo, ci sono degli spiragli possibilisti. Faccio degli esempi così, ma tratti a caso dalla mia memoria. Nel libro intitolato Delle tre virtù di Christine de Pizan, siamo nel 1450 certo, c'è la ritrovazione esplicita dell'amor cortese, e questa convenzione venne utilizzata per giustificare gli amori illeciti. Perché se è tutto frutto di un'invenzione letteraria? La stessa condanna del vescovo di Parigi del 1277. Perché così aspra se poi tutto è frutto di fantasia e non ha ripercussioni, fosse anche una convenzione letteraria? Se questa convenzione letteraria non ha alcuna ripercussione, ma è confinata nella fantasia degli autori, perché una condanna così forte? Insomma, spiragli possibilisti ci sono e consentono di portare avanti una discussione. Perché parlare di queste querelle? Ho voluto riflettere le querelle che abbiamo sul piano culturale generale dell'amor cortese, sul piano tecnico di un trattato, il d'amore di Andrea Cappellano. Come dire, queste polemiche vanno lette in chiave parallela. Ma perché interessarsi a queste querelle? Perché a questa è legata l'altra querella, che a me interessa da vicino per quanto riguarda il mio studio, relativa all'esistenza o meno delle corti d'amore. Perché nelle questioni amorose, nelle questioni di cavalleria raccontate da Andrea Cappellano di amore, da quelle questioni si è fatta discendere, ha avuto inizio, ha avuto principio la nozione, non per tutti leggendaria, certo non era per Stendhal, delle cosiddette corti d'amore. Però, torno a ripetere, dimensione leggendaria a parte. Dimensione leggendaria a parte. Nelle questioni amorose, nelle questioni d'amore,
ho diffuso dei fogli con indicandone alcune, poi le leggeremo insieme. Noi possiamo trovare molti dei capisaldi che determinarono il corretto funzionamento, non voglio neanche dire delle società medievali, ma degli ordini medievali, degli ordinamenti medievali. Ripeto, ne leggeremo qualcuna assieme, una, due, non più di tre. Però potrei già citare il valore costruttivo della fedeltà degli ordini medievali, potrei citare la partecipazione corporativa. Il Medioevo è una società declinata al plurale, non esiste l'individuo frutto del giusnaturalismo seicentesco, esistono le corporazioni, non esiste l'artigiano, ma la corporazione degli artigiani, non esiste il nobile, ma la società nobiliare, cioè l'individuo acquista senso soltanto se parte di un tutto, di un corpo, braccio, piede, gamba, testa, ma tutti parti indispensabili per il funzionamento del corpo, che poi nella metafora religiosa è indubbiamente il corpo di Cristo, come la Chiesa si immedesima nel corpo di Cristo, così vuol dire il Medioevo si identifica nelle varie corporazioni. Quindi c'è in queste questioni amorose la partecipazione corporativa alla tutela del bene comune, al mantenimento della pace, alla difesa della propria comunità. Potrei parlare delle conseguenze positive derivanti dall'obbedienza, dalla fedeltà, dal sacrificio, delle conseguenze negative derivanti dal tradimento, chi tradisce mette in pericolo un'intera società. Si potrebbe parlare delle conseguenze nefaste derivanti dalla follia, dalla perdita delle vie sicure della civiltà, che nella metafora letteraria diventa sempre la selva oscura. Il cavaliere, quando abbandona la battaglia, se ne va nella selva, ha perduto il proprio senno e quindi mette in pericolo la comunità di appartenenza. Potrei parlare di ciò che noi oggi chiamiamo diritti di cittadinanza, delle regole dell'onore indispensabile per il funzionamento delle società medievali. Insomma, si tratta di temi che hanno delle evidenti ripercussioni nel campo giuridico, nel campo politico, nel campo economico, nel campo sociale, e questi temi erano consapevolmente posti a base della letteratura trovatoresca, la quale, è bene precisarlo, aveva anche il gravoso compito sociale di creare emozioni, di suscitare commozione in chi ascoltava, emendandolo evidentemente dai cattivi propositi. Cioè si trattava di una letteratura dal chiaro intento educativo, edificatrice essa stessa delle principali istituzioni medievali. Bene, l'ho detto in precedenza, la massima esplicazione di questa letteratura è servita attraverso le cosiddette tenzoni. Anche qui credo che la nozione sia abbastanza comune. La tenzone era una specie di disputa poetica, era un dialogo vivace e incalzante tra due trovatori che si provocavano su una questione di cavalleria, su una questione d'amore appunto, rispondendosi reciprocamente in versi solitamente mistici o quadernati. Cioè la tenzone prendeva spunto da una fine e raffinata domanda che dava luogo a mille ingegnose risposte. Ad esempio, c'è un cavaliere che è profondamente geloso e quindi nutre sospetto per ogni movimento dell'amata. Al contrario, c'è un cavaliere che è così ciecamente fiducioso della fedeltà della propria amata che non sa bene di aver giusti motivi di gelosia. Chi è in grado di trovare più amore? L'uno o l'altro, eccetera, eccetera. Così nasceva la tenzone, la disputa poetica, e quindi si rispondevano in versi. Erano giochi d'amore, giochi d'amore, che avevano particolari forme, partiti, bipartiti, ma poco ci interessa. Erano passatempi, passatempi di principi e di grandi, che sarebbero state poca cosa se non vi fosse stata la supposta esistenza di una specie di tribunale destinato a proferire sentenze. Cioè la tenzone si concludeva con la vittoria della causa, si concludeva con la vittoria dell'uno o dell'altro trovatore, e la vittoria era sancita attraverso un giudizio. E questo giudizio trovava la sua, quindi trovava il suo tempio, che era la corte d'amore, una specie di tribunale, una specie, ma
diciamo, un tribunale parallelo rispetto a quello del principe, e trovava la sua affermazione simbolica nelle penne del pavone del fagiano, che era il massimo onore con cui una dama poteva incoronare l'ingegno poetico del popolo. Andrea Cappellano nel suo trattato ci parla di queste corti d'amore. Quali erano queste corti d'amore? Ne cita tantissime, alcune molto spesso, altre poche. Cita una sola volta una corte che però era importantissima, la corte di Gascogna, di Guascogna. La cita una sola volta, non ci dice chi la presiedesse, però dice c'è un numero elevato di componenti. Cinque volte cita la corte di Ermengarda, viscontessa di Narbona, che aveva tra l'altro il suo trovatore preferito, Pietro di Rogino. Sei volte cita sentenze, decreti, tecnicamente si chiamavano arresti, i decreti di Eleonora d'Aquitania. Eleonora d'Aquitania, abbiamo detto, sposò Luigi VII, re di Francia, poi Enrico II, re d'Inghilterra. Quindi è stato, come dire, l'elemento fondamentale perché tutta questa concezione dell'amor cortese potesse irradiarsi, potesse anzi installarsi prima in Francia, poi in Inghilterra, e poi come l'irradiazione normanna per tutta l'Europa continentale, ivi compresa l'Italia meridionale. Nove decreti appartengono a Maria di Champagne, figlia di Eleonora d'Aquitania e di Luigi VII, re di Francia. Non so quante volte cita la corte della Contessa delle Fiandre. Doveva trattarsi probabilmente di Sibilla, la figlia di Folco d'Angio, e poi ne cita molte altre. La corte di Signa, di Romanino, era quasi una corte di Cassazione, importantissima, di Pierafuoco, sono tutte traduzioni italiane di termini francesi, Signe, Pierfè, Romanè e così via dicendo. Bene, queste dice Andrea Cappellano, mi scuserete voi, mi scuseranno gli spettatori da casa quando vedranno il video, le eccessive semplificazioni di questa chiacchierata tra amici, erano, dice Andrea Cappellano, le corti ordinarie. Accanto a queste corti ordinarie però ve ne erano alcune che noi oggi definiremo, lo dico agli spettatori, noi oggi definiremo eccezionali, definiremo speciali. Cioè si dice in questo trattato, se un cavaliere riteneva che un luogo non fosse opportuno per ricevere giudizio, oppure voleva omaggiare alcune dame in particolare, poteva indicarne il nome. Allora queste dame avrebbero deciso ordinariamente. Oggi avremmo detto, avrebbero deciso arbitrariamente. Scusa, ti interrompo, ma la composizione di questi collegi giudicanti era composta da donne? Anche qui, in via ordinaria, le corti d'amore sono composte solo da donne, esclusivamente da donne. Tuttavia, vi sono delle corti d'eccezione che hanno una composizione mista, donne e cavalieri. Come è arrivata questa tradizione, poi secondo te, fino ai nostri giorni? Attraverso, cioè, innanzitutto, qual è l'esito di questa tradizione? Allora, rispondo subito. Sì, consenti forse di articolare anche un po'... Ci sono delle corti amore che i giudici ne avevano, in senso metaforico, la giustizia femminile di oggi, cioè, quindi è una proiezione di quello. Poi devo fare una domanda sull'adulterio, perché tu mi sembra che ci stanno due canali di interpretazione. Sì, forse conviene anche alterare una scaletta mentale che avevo, ed è anche, come dire, più giusto. Diciamo che Andrea Cappellano, in verità, nulla dice... innanzitutto sul dato quantitativo, non dice quante dame occorressero per fare una corte d'amore, però se ne parla in termini quantitativamente numerosi. Gli autori dell'Ottocento dicono che era una corte addirittura con 60-70. E se mi consenti, vorrei leggerti magari una cosa che può dare una risposta alla tua domanda, perché un tal Ferrario, che è un personaggio di spiccola cultura italiana del XIX secolo, ci racconta, attraverso le pagine di Andrea Cappellano, di una corte che dice essere esistita sotto Carlo VI d'Angio, che ci spiega, a mio avviso, proprio il motivo per cui queste corti sono morte alla fine. E
Quando sono morte? In che periodo? Sono morte proprio con Carlo Don Giovanni. È vero che sono morte, si dice solitamente, con lo stabilirsi del regno di Carlo Don Giovanni a Napoli e con la sostituzione della lingua provenzale con la lingua francese. Insomma, ci sono diverse cause di decadenza. Altre cause di decadenza sono le guerre, comprese le crociate, lo stabilirsi dei papi ad Avignone, io direi la crisi dei castelli, la scomparsa delle antiche famiglie regnanti. Sono tutte cause che probabilmente concorrono nella decadenza delle corti romane. La tensione era letteraria o era legata dei fatti realmente accaduti nei rapporti di amor cortese? Entrambi. Sono tanto questioni di fatto quanto questioni di iure, sono di una varietà straordinaria. Il professore è un mondo straordinariamente fantastico e completamente variato. Ma non abbiamo sentenze? Sì, le ho diffuse qualcuno. Le ho diffuse però nella forma ottocentesca, che è difficile uguale rispetto a quella latina medievale. Però... Allora qua organizziamo il telesimo come un piccolo tribunale di amor cortese. Ho idea di chi possa comporre il... Scusami, no, invece mi interessava moltissimo, che poi non so che quindi devono andare via. Mi interessa moltissimo l'esito finale, cioè un po' la finalizzazione di questo tuo ragionamento. Tu ci hai detto, poi tutto questo si proietta nel tempo, arriva ai giorni nostri e torna indietro. E questo viaggio di andata e ritorno vorrei capire. Sì, fammi c'è un po' che mi avvii rapidamente. Sì, sì, perché no, temo che so che alcuni stanno per andare via, quindi non vorrei farvi alle tue conclusioni. No, allora facciamo così. Abbiamo detto più o meno, grazie all'intervento del professore Casucci, quali sono le cause di decadenza, no? Che sono indicate in letteratura solitamente. Allora io farei brevissimi passaggi, tanto per avviarci subito alla conclusione e rispondere, semmai alla tua curiosità, che spero sia anche la curiosità dei tuoi ospiti, degli ospiti della Fondazione. Da un punto di vista tecnico, perché ho detto essere io uno storico del diritto, mi interessava capire quale fosse la procedura dinanzi a queste corti d'amore. Per rispondere a te, Felice, dobbiamo immaginare che questi cavalieri, l'uno dopo l'altro, si presentavano dinanzi alle corti d'amore e ponevano la questione. Questa questione poteva essere posta in una supplica oppure dibattuta nella tenzone. Il dibattimento nella tenzone sarebbe, lo dico a lui sul piano tecnico, la valorizzazione della fase orale del dibattimento. Alcune corti adottavano dei regolamenti. La corte di Gascogna, ad esempio, dice che i nostri giudizi valgono come costituzioni perpetua. E pena per la disobbedienza, questo è il dato rilevante che consente poi la restituzione dello stesso trattato alla sua antichità, alla sua età d'origine, pena l'inimicizia di tutte le dame galanti. Questa è la conclusione di tutto il percorso. E vi ritorno immediatamente, ma proprio in conclusione, due battute. Questi giudizi potevano essere rivisti in appello, detto che la corte di Romanino era quasi una sorta di corte di Cassazione straordinaria. Altro dato rilevante, per uno storico del diritto addirittura è, come dire, manna caduta dal cielo. Questi decreti, queste sentenze della Corte erano tutti motivate. Il professore sa quanto la motivazione delle sentenze ha dovuto penare nel nostro ordinamento, neanche l'illuminismo poté tanto di questo Medioevo raccontato attraverso le fonti ottocentesche. E il dato interessante più di tutti è che questa motivazione si basava su norme prescrittive dedotte da un codice, che era il cosiddetto codice d'amore, libro di derivazione fantastica. Cioè c'è una storia, realmente sto per concludere, qua. Un cavaliere bretone, questa è la storia leggendaria, si va in una foresta alla ricerca di Artù. In verità non cercava Artù, cercava il suo falcone. C'era una pertica d'oro davanti all'ingresso del palazzo di Artù con sopra un falcone, che era un pegno d'amore. Il cavaliere bretone si era innamorato della donna più bella di tutto il regno, quindi, dovendo essere meritevole dei suoi occhi, la donna vuole un pegno e il falcone del re Artù. Ovviamente i percorsi non sono mai così facili. Si entra nella foresta, che cosa si fa? Si trova uno spirito di donna che ti impone
una serie di prove, dagli indovinelli ai combattimenti. Superato tutte queste avventure, il cavaliere prende il falcone, lo porta alla amata, però che cosa nota? Che un artiglio di questo falcone ha una catena d'oro, all'estremità di questa catena d'oro c'è una pergamena, in questa pergamena c'è un codice, che sono regole che disciplinano l'amore, e il disciplinamento totale dell'amore, ma non quello cristiano, non quello religioso, quello laico, profano, di cui facevo poc'anzi riferimento. E c'è un comando finale, il cavaliere che si impossessa di questo codice deve farlo conoscere al mondo. E la corte cui viene presentato questo codice lo adotta, ne ordina la diffusione nel mondo, ne ordina il rispetto fedele e perfetto sotto pene gravissime. Sono 31 norme prescrittive che ci sono state tramandate in latino, alcune molto belle, che rispondono però alla domanda del professore Quasucci: quali sono le questioni che venivano decise all'interno di questa corte? Ce n'è una però di queste. Vi può essere amore tra due sposi, amore vero tra due sposi, che è una questione peraltro analizzata da molti giuristi medievali, certo che no, avrebbe detto Maria di Champagne in un decreto famosissimo emesso a Troyes nel 1174. Lo diceva anche il Dolce Sinno. Ma diciamo erano questioni, le corti risolvevano non solo litigi tra amato e amata, ma risolvevano questioni legittime, questioni di fatto, questioni giuridiche di fondamentale importanza. Veramente allora voglio avviarmi alla conclusione. Io penso che queste narrazioni sono di straordinaria importanza per un dato semplicissimo: esse sono state sostenute da elementi di spicco della cultura europea, convinti della storicità delle corti d'amore. È la convinzione fa tanto, cioè persone che sono stati convinti che le corti d'amore, nonostante tutti i dubbi dell'oggi, siano realmente esistite in un determinato momento della storia. Ed è facile immaginare tutto l'insegnamento che ne è derivato in termini proprio di pedagogia civile, cioè capite il paradosso. Questi autori nell'Ottocento ritenevano che l'età medievale, ma ripeto, il medioevo profano, non quello religioso, quello laico, non dottrinale, quello lontano dal diritto romano canonico per intenderci, quello lontano dai vostri programmi di studi nella facoltà di giurisprudenza per intenderci, sia stata una miniera preziosissima di suggerimenti per la scrittura addirittura di un nuovo processo che diventa addirittura giusto a metà strada tra il modello continentale e il modello anglosassone. Non a caso, dicevo poc'anzi, le procedure dinanzi alle corti d'amore erano scandite in questa rappresentazione moderna, ovviamente enfatizzata, attualizzante, sono scandite da passaggi eloquenti, l'originaria possibilità di supplica, corti ordinarie, corti speciali, motivazione delle sentenze, centralità del codice e così via dicendo, la composizione delle corti, le modalità di composizione, la scelta delle dame, le modalità di scrittura degli arresti, così tecnicamente si chiamavano i decreti, e poi ovviamente quali sono gli argomenti veicolati in questa maniera. Sono tutti argomenti che avevano ricadute fondamentali sulla società del tempo, il divorzio. Leggendo tutte queste questioni amorose, si volevano porre i problemi del divorzio, la completa emancipazione della donna, la partecipazione della donna all'amministrazione complessiva del patrimonio, la depenalizzazione dell'adulterio, l'equiparazione tra adulterio femminile e tradimento maschile, il controllo dell'opinione pubblica, insomma. Sono temi che hanno ripercussioni sul piano giuridico, politico, economico e sociale, ma che sul piano della narrazione letteraria vengono adeguatamente filtrate attraverso la figura del tradimento, della gelosia, del perdono, del pentimento e così via dicendo. E poi la conclusione che chiede il professore Casucci: qual è l'elemento finale di tutto ciò? Che l'autorità delle corti d'amore, diciamo in termini tecnici, l'obbligatorietà dei mezzi utilizzati dalle corti d'amore veniva fatta risiedere in ciò che noi oggi chiamiamo pubblica opinione. Cioè era la paura di subire l'inimicizia di tutte le dame galanti, le dame giudicanti, che è la pena prevista per tutte le violazioni delle norme del codice d'amore, e la paura di subire l'inimicizia delle dame galanti, il che vuol dire la paura di essere poste ai margini della società civile, di essere escluse dal mondo civile, a rappresentare il vero meccanismo, il motore che dà movimento al meccanismo giuridico.
è l'ingrediente, oserei dire, che unisce il diritto alla società, dando valore e significato alla costruzione di un progetto istituzionale, eziandino, si diceva nell'Ottocento, che si basava su principi di partecipazione e di condivisione. Al di là dunque di ogni pretesa scientifica, questo è il messaggio finale che si vuole ricavare, io dico, se non dalla storia, almeno dalla memoria, dalle memorie delle corti d'amore, una memoria forse espulsa dalle carte giuridiche, ma che è sopravvissuta nella in radicate consuetudini, alcune delle quali molto longeve, che sono rappresentative in se stesse di un determinato modo di intendere il rapporto tra gli uomini e le istituzioni. Dai giochi florali di Tolosa, fino ai premi di prestigiose accademie francesi, ancora nell'Ottocento, la processione del Corpus Domini in alcuni centri cittadini francesi era aperta dal principe d'amore. E ancora nel pieno Ottocento a Parigi si pagava una tassa per gli uomini che avessero deciso di sposare donne non della propria comunità, pregiudicandole così agli occhi, in base ai temi della morte. Quindi credo che, se poi teniamo presente che da un punto di vista tecnico-giuridico il sentimento dell'amore corrisponde al sentimento della giustizia, credo che sì, negli studi siano proprio importanti per coltivare fino in fondo l'amore per la giustizia intesa tanto come ideale quanto spero come pratica. Grazie. Istituiamo subito il tribunale con questo impegno, quindi lo mettiamo proprio sull'home page della fondazione, il codice d'amore con l'istituzione. Sarà una difficile operazione quella di individuare le dame componenti del tribunale. Mi piacerebbe moltissimo ritornare a quei tempi in cui di questi argomenti si parlava al di fuori di quel contesto istituzionale a cui tu facevi riferimento. Ti ringrazio molto perché ci hai dato una prospettiva rassicurante su questioni di giustizia e di amore, e tornerai, ti chiedo di tornare poi a breve per parlarci del madrigalista straordinario del detto. A Gesualdo vengo quando vuoi tu, noi ti invitiamo anche tu a venire qui perché non posso portare tutti gli amici e i soci della fondazione a Gesualdo, che è un posto peraltro bellissimo, si mangia molto bene, e, però ti inviterò poi a venire tu da noi per raccontarci la storia di Gesualdo. Vi ringrazio, ci vediamo mercoledì prossimo, facciamo ancora un applauso.